Il 17 novembre 1944 avvenne l'eccidio di Legorezzo, dove furono uccisi 24 partigiani del distaccamento Cervi da parte delle truppe nazifasciste. Io con l'uno speranzoso sparato tutti in bocca. Io sentivo pom pom, perché ne prendevano due, perché li portati in un fienile sopra, che li hanno picchiati bene anche. E due per due li portavano dentro, li hanno uccisi due per stanza. Un colpo di rivoltella in bocca. Due per due, sentivi il colpo. Pom pom. Ho visto troppe fumose. In quella notte ne fece le spese anche un violino di proprietà di Renzo Boni, un Marconcini. Era stato chiesto con insistenza dai partigiani per rallegrare un po' la serata. I partigiani che erano a Logoreccio, uno suonava, c'era un partigiano che suonava la chitarra e uno suonava violino. E loro sono andati, la chitarra non so dove l'ho trovata. È andato da Renzo Boni a farsi dare il violino e ce l'ha dato. Dio va bene, arrivi tedesco, ce l'hanno tutto rotto. La furia distruttiva della guerra non risparmiò uomini e cose, e così il violino, strumento di pace, di serenità, di allegria, venne scaraventato contro il muro da un ufficiale tedesco e si frantumò a terra in tanti pezzi. La furia dissennata degli uomini decretò la fine del violino, che aveva lietato e fatto ballare tante generazioni. Mi ricordo che Renzo ci stava molto male quando ci ha portato via sto violino, perché dopo non ha più voluto suonare, perché poi è scappato dal paese, è andato a Reggio. Renzo Boni era una persona seria, fina e furbo, signorile. Ci piaceva stare su da signore, da signorile. Questo è Renzo Boni. Abitava a Roncovetro, comune di Ciano, di Canossa. Ci riesco. Ah, ecco, questo qua. Roncovetro, qui. Faceva il contadino con due mucche, come facevano tutti i piccoli, allora era così. E allora lui era appassionato alla musica e suonava il violino, che era uno dei migliori suonatori da violino della montagna. La domenica, il dopo mezzogiorno, lui faceva scuola nel cortile, me la raccontava poi anche suo figlio Walter. Alla domenica gli c'era sempre pieno, insegnava a suonare la chitarra e violino. E allora c'erano tanti suonatori di violino su di là, che andavano alla scuola da Renzo Boni. Dopo
privato, un momento che è andato a abitare al Chaster sopra Rosano, lì vicino Rosano, che ci avevano un poderino lassù. Quando io sono venuta qua ad abitare, mi sono sempre chiesta come mai questa località fosse proprio chiamata al violino. Allora ho iniziato a chiedere agli anziani del paese come mai era stato dato questo nome a questo posto. Qualcuno degli anziani mi ha sempre raccontato che l'hanno iniziato a chiamare il violino di sotto, il violino di sopra, perché comunque dove abito io si chiama il violino di sotto, perché sembrava che in passato, tanti anni fa, si sentisse suonare un violino. E probabilmente la gente pensava che questo violino fosse suonato da un signore che si chiamava Renzo e che abitava in località Chaster, che è, diciamo, la casa che mi rimane di fronte a casa mia. Eravamo paesani, siamo nati, si può dire, insieme, perché una volta il paese era unito e allora si ballava, si faceva delle festine e quando c'era il signor Renzo con il violino si era molto contenti perché c'aveva un violino che suonava molto bene e noi si ballava. Cioè un suonare più dolce, un suonare differente che violini di battaglia così. E dicevano che un violino uguale non c'era in nessun posto. Il suo compagno era di Roncaglio, che si chiamava Camillo, che era un gran suonatore da fisarmonica. E lui come violino, erano due suonatori di primo classe. I più anziani di noi volevano questi due suonatori perché li chiamavano due cime, diciamo, due suonatori forti. E allora si faceva questa festa appunto per riunire il paese, poi i vecchi, guai per questo signore che suonava il violino. Portavano una torta le donne e gli uomini pagavano il suonatore. Una volta l'avevano invitati a suonare e erano d'accordo che venivano a suonare. Quando è arrivato il giorno che dovevano venire a suonare, erano arrabbiati, ci avevano avuto qualcosa. Allora uno stava seduto così e l'altro stava seduto così e suonavano e non si parlavano. Il bis e allora anche lui mi cazzo un'essa. Se invece mi inventa lui se suonesse avanti la feva la suonata e la feva 3-4 volte. Secondo come l'era un tipo un po' originale. E ballare, si ballava il valzer, la polca, la mazurka, lo step, il tango e via.
non usavo mica la samba e tutti quei lavori lì, la piva, la frullata. Quando facevano quelle feste lì, facevano da mangiare, e c'era poi i capelletti, c'era poi le torte, c'era carne, e poi a mezzanotte si mangiava, si beveva e poi si riprendeva fino alle 4 del mattino, alle 5, via. Andavo pieno loro ad andare a ballare. Io ero un po' pesante, però me l'amo. Quando si ballava, io ero giovane a quei tempi, basta che suonassi e andava tutto bene. Il violino è una bestia da suonare, bisogna essere allenato perché il braccio ci provo delle volte a accordarlo così, però le ho ancora in mente le suonate una volta così che mi piacerebbe suonare. Il violino, spesso decantato nella storia dell'arte moderna, come immagine rasserenante di amore e di musicalità, dolcezza, sensualità per gli occhi e per l'animo. Lo troviamo nelle opere di artisti contemporanei e non come soggetto di contemplazione che può metterci in contatto con l'eterno. Ad esempio Chagall. I violini sono sempre presenti nelle sue opere. Probabilmente è un modo per incontrare Dio, svelare i segreti della vita e della morte. Evaristo Vaschenis, pittore bergamasco, musicista, è stato il primo a ritrarre le nature morte con strumenti musicali. Spesso questi strumenti sono polverosi, stanno a dimostrare come passa il tempo. Armani, suonatore, dilettante, venditore di mobili, esponente del Nouveau Realismo, un gruppo artistico nato in Francia attorno al 1960, dove si pone a una nuova visione d'estetica, accumulando materiali, smembrando, specialmente in questi dipinti, alcuni violini sono distrutti e riassemblati insieme. E venne chiamato un po' come l'Attila dei violini. In questo caso è Man Ray, questa è un'opera del 1924. È un'opera che ha dei vari livelli di significazione, perché oltre che il pittore amante del violino, ma anche dei significati più complessi, più reconditi, più profondi. Questo qui c'è un pezzo del violino di Renzo Boni. Ah, ce l'ho detto ai suoi figli. Quando è stato rotto il violino di Renzo Boni Logoreccio, un partigiano di Pineto l'ha portato a casa un pezzo, il manico. E dopo me l'ha esibito a me perché sapeva che mi interessava del violino, così. Lo voglio. Ho detto, ma il manico no, mi interessa questo pezzo perché il mio era tutto camolito, brutto. E allora ho preso quello lì e basta. E poi l'ho messo qua in cima. E io l'ho preso volentieri perché ho detto, questo qui mi torna bene da mettere in cima al mio violino, c'ho il ricordo del violino di Renzo. Mi chiamo Renzo anch'io.
Ironia della sorte. Il violino in parte si è ricomposto, è rinato nel violino di Renzo Costetti, ridando vita a questa storia che continua a vivere nel segno di Renzo.